Alessandro Sepe. Ciao Alessandro. Alessandro. Buonasera, grazie sempre a voi. Allora Alessandro, Maurizio Pistocchi diceva che Sarri sarebbe l'ideale per il Napoli. Claudio Pea è scettico sulle possibilità, mentre tanti altri ospiti che abbiamo avuto nel corso della serata, tra cui Paolo Trapani e tanti altri, Nino Simeone, più o meno restano in questo limbo, cioè nel senso che non hanno la certezza che Sarri possa essere la scelta giusta. Per i tifosi del Napoli e soprattutto per i lettori di areanapoli.it hanno votato quasi 85.000 persone, un numero clamoroso, l'80% dice sì. Sì, l'80% di 85.000, circa 60.000, quindi tutto lo stadio, diciamo. Infatti. Sarebbe per Sarri. E beh, il nome di Sarri affascina parecchio i tifosi per quello che è stato. Piacerebbe anche a me, anche se sono un po' scettico, preferirei ripartire da un progetto anch'io con qualche allenatore più giovane, perché quello che è stato Sarri è quasi impossibile riproporlo adesso, fare quel gioco, fare 90 punti, avere quei giocatori. Potrebbe veramente rischiare di essere un'operazione molto difficile per i risultati, per quello che può venire. Si creerebbero anche troppe aspettative. Non mi dispiace, comunque se dovesse arrivare non mi dispiace. Certo. Senti Alessandro, un flash velocissimo. Sì. Abbiamo fatto un gioco anche con Luciano Moggi, con tutti. Qual è, se non dovesse arrivare Sarri, l'allenatore ideale per il Napoli? E fammi 3-4 nomi di calciatori che confermeresti. Allora, a me piace Juric. Sì. Confermerei Demme. Rachmani come riserva, perché secondo me sta crescendo, e poi vabbè, sicuramente dobbiamo dare sicuramente fiducia. Sì, Lozano lo do per scontato, dare fiducia a Osimhen, e diciamo Meret sicuramente deve essere confermato. Saluto e ringrazio il direttore di areanapoli.it Alessandro Sepe, buon lavoro. Ciao Alessandro. Grazie. Alessandro. Grazie.